quali siamo qua oggi per andare a fare una teoria che secondo me ci potrebbe stare, vedendo per l'appunto quello che abbiamo di fronte a noi, il D-3, ragazzuoli. Io ovviamente, ragazzuoli, volevo anche ricordarvi che mercoledì alle 11 saremo in live su Twitch per il reveal del Fest e giovedì, sempre alle 11, maratona estendibile con tra l'altro un sub goal per una sfida molto importante. Detto questo, ragazzi, un bel like, iscrivetevi e buona visione! Allora, sono bentornati oggi su Twitter. Siamo sul mio Twitter perché, se ragazzuoli, siamo qua per andare a vedere il D-3 e già dalla copertina del video potete un attimino evincere di quello che stiamo andando a parlare, perché comunque è quello che ho detto a schermo letteralmente. E oltre a questo, volevo un attimino dire che quello che andremo a dire oggi è una teoria, non è nulla di ufficiale, ovviamente si parla sempre del D-. Per il momento anche il tema Leeds anniversario regina è una cosa liccata, quindi sì, ci azzecca al 99,9 per delle volte, va bene, per 100 delle volte, però mai dire mai fino alla fine, no? Quindi, ragazzuoli, prima ancora di iniziare e di non dilungarci fin troppo, abbiamo per appunto il reveal di questo Fest mercoledì, quindi mi raccomando non mancate, live alle 11, e abbiamo anche in programma la maratona estendibile online, dove vi ricordo chiunque voglia farsi pullare da me in live sul JAP mi iscriva entro giovedì, mi raccomando, e lo stesso per il global per martedì prossimo. Mi raccomando, ragazzuoli, non dimenticatevelo, perché poi saremo pieni e non ci sarà più posto per farvi pullare, mi raccomando. Detto questo, ragazzuoli, io vi ricordo anche un'ultima cosa, perché ormai siamo in tema spam, di seguirmi su tutti i social, mi raccomando, li trovate tutti in descrizione, non dico altro. Detto questo, veramente partiamo col D-. Oggi è uscito il D-3, potete già vedere di quello di cui stiamo parlando a schermo in questa piccola preview e anche di quello che ho scritto nel post, che ricordo, seguitemi su Twitter, vabbè, a parte questo, ragazzi, dai, ma è un meme, dillo sempre. Quindi sì, D-3. Ovviamente si parla di tutti i sin. Ecco qua per appunto il filmato. Oggi sarà un video un attimino più corto, ragazzuoli, anche perché non ci sarà tanto di cui parlare, se non, ripeto, una piccola idea che mi è venuta in mente. E secondo voi è possibile che questa Elizabeth abbia nella ulti o nell'animazione tutti i sin? Vi spiego. Se fosse soltanto Liz la protagonista di questa, di questo Fest, che senso ha far vedere tutti i sin che passeggiano, per così dire, insieme a lei? Secondo me non ha alcun senso. Secondo me questo Fest vuole un attimino richiamare quella Liz, sì, la Liz finale dell'opera, ma vuole un attimino anche richiamare quel momento dove tutti i sin entrano e si riuniscono grazie a questa Liz. Perché, ripeto, è un po' Liz il motore della storia per quanto riguarda la parte iniziale, no? Che lei va a cercare Sin, becca Meliodas e poi si recuperano tutti. Ed è proprio questo il fulcro, secondo me, di cui voglio parlare questo Fest. E quindi la mia domanda è possibile che in questo Fest avremo nella ulti tutti Sin e quindi che richiami un po' questa ulti sia primordiale per quanto riguarda la storia della Natsu, ma anche definitiva, no? Quindi anche perché, raga, diciamoci la verità, a livello di animazioni, questa Elizabeth Regina, che cazzo di animazioni fa? Non c'è nell'anime? Post incoronazione non fa letteralmente nulla, né nel film né qua, quindi letteralmente non c'è nessuna skill, nessuna abilità che potrebbe un attimino essere assegnata a una possibile regina Elizabeth. Quindi insomma, letteralmente, a mio avviso, creare delle skill o addirittura una ulti con tutti i sin, quindi che quello che effettivamente fa il personaggio, attaccare, ultare, eccetera, le fa ogni sin, sarebbe incredibile, secondo me. Immaginatevi una ulti con un'animazione spettacolare di tutti i sin messi insieme che attaccano tutti insieme, sarebbe incredibile. E tra l'altro potrebbe essere quella stessa ulti, per così dire, che tirano contro il Demon King Britannia. Vi ricordate quando tutti attaccano insieme? Ed è comunque anche Liz, se non mi sbaglio, attacca. O forse, non mi ricordo se attacca Liz, ma comunque c'è anche lei lì. Quindi potrebbe essere un attimino quella cosa lì. Anche perché, se no, ripeto, non ha alcun senso mettere i sin. Trovatemi un senso nel mettere i sin in questo qua, che senso ha? Cioè, anche perché il D-4 era Lioness, si sa già che è Elizabeth, qua abbiamo tutti i sin,
non c'entra niente col tema Elizabeth, cioè capiamo perché mi metti Sin. Che senso, dove vuoi arrivare? Secondo me, ripeto, è che i Sin sono parte di Liz, quindi di questo personaggio, sia per le animazioni che ne so, magari le skill, l'attacco, che fanno due, le ulti tutti insieme, roba del genere. Secondo me sarebbe veramente una figata, sarebbe incredibile vedere una ulti con, ripeto, faccio un esempio, con Elizabeth e tutti i Sin uno per uno, ovviamente velocizzati con le tempistiche di una ulti di Gankos, che tira un colpo a testa, poi si uniscono in questa mega energia arcobaleno, no? Tutta unita dei loro poteri, e poi va ad attaccare. Quindi non escluderei per appunto una Liz DPS, sarebbe veramente, secondo me, carino, però mi aspetto che sia DPS che support, perché secondo me ora come ora il team Day e con una possibile relic di Mile in cantiere non ha bisogno più di tanto di un DPS, ma ha bisogno di un support veramente god, ma veramente god, che purtroppo non è stata Margaret LR. Quindi sì, sarebbe bello vederla DPS, magari shotta di ulti o anche di skill, e magari c'ha un buff, no? Attacca e shotta tutti e poi c'ha un buff, e poi la passiva me l'aspetto mega buff ovviamente per le dee, e non escluderei, vedendo che ci sono tutti i Sin, che sia buff anche per i Sin. Non è da escludere, ad esempio come un Bundle Light, no? Che buffa Fate, buffa quello, buffa un po' tutti, quindi insomma Non sarebbe sicuramente da escludere. Ban baffa Fafi, se non mi sbaglio, non me lo ricordo. Comunque c'è i Sin, baffa Umani e tutte le varie cose. Sarebbe veramente, veramente, veramente interessante. Quindi, questo ragazzuolo è quello che volevo dirvi in questo video. Alla fin fine era semplicemente un ok, questo è il D-3 e vi dico la mia idea che ho estrapolato da questo D-3. Nulla di più, è un video molto più corto del solito e quindi prendetelo un po' più quello che è. Ricordo che poi domani ci sarà il D-2, nel D-2 ragazzi pre-live, perché ricordo che mercoledì ci sarà la live e quindi avremo già la conferma di quello che sarà o meno. Domani uscirà un video su come secondo me sarà Elizabeth, sia come Arthur che sia quello che farà. Poi magari sarà un piccolo predict, ok? Quindi ragazzuoli, io vi ringrazio, vi ricordo, seguitemi su Twitter, mi raccomando, link in descrizione, e seguitemi anche sugli altri social, trovate tutti i link sempre in tutti i video in descrizione. E ricordo, ancora una volta, scusate lo spam, ma ormai mancano due giorni ed è doveroso, mercoledì live reveal del Fest 4.5 anniversary alle 11 sul sito Viola, link in descrizione a Twitch, mi raccomando, e poi giovedì maratona estendibile per l'all-in, con tutti quelli che vogliono farsi pulire sul mio account e mi scrivono su Discord. E lo stesso, prenotatevi già da ora per le pull sul Global di martedì 5 dicembre. Detto che anche lì faremo una maratona. Detto questo, iscrivetevi qua sotto al centro e recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra e qua sopra nelle schede. Conto su di voi, mi raccomando, un bel like e let's go! Bye! E ciao a tutti, ragazzuoli!